le richieste dell'azienda per quanto riguarda la possibilità di portare più ricerca in questo paese sono dettate da molto pragmatismo. La ricerca clinica, come l'economia, oggi è globale, quindi siamo in un mondo di competizione e spesso la competizione non è fatta sulla qualità, perché oggettivamente in molti paesi del mondo la qualità della ricerca è buona, così come è buona in Italia, ma molto spesso l'elemento discriminante che indirizza la ricerca è la ricettività del paese. Quindi se il paese è pragmaticamente e amministrativamente pronto per accogliere la ricerca. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in un paese come il nostro, in cui per avere l'inizio di una ricerca clinica ci vogliono dai 6 agli 8 mesi, è molto difficile attrarre ricerca quando in altri paesi, non necessariamente in Cina, ma anche in paesi europei, i tempi medi di attuazione delle ricerche sono dai 2, 3, 4 mesi. E quindi, siccome il tempo è un fattore critico per l'accesso al mercato, è chiaro che la ricerca va dove i tempi sono più brevi. Concretamente questo si può fare, abbiamo esempi virtuosi in Sicilia e anche in Piemonte, nella quale l'individuazione di percorsi privilegiati, amministrativi, puramente amministrativi, portano i tempi di concessione dell'autorizzazione per la ricerca dagli 8 mesi ai 3 mesi. Già solo questo consente probabilmente di raddoppiare le quantità di ricerca clinica che viene investita in questo paese.